Hello? Ci siamo? Allora. Innanzitutto ok. Direi di sì. Dici, ah, ma manca qualcosa. Era fatto apposta, ovviamente. Dici, manca la webcam, dov'è? Eccoci qui. Là, là, ci siamo. Allora, il fatto che non mi avevi sentito 2 volte, quindi abbasso un po' il telefono. Quindi ritorniamo su Stellar Blade. So che è un po' lungo questo inizio così, però abbiamo sistemato le cose. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che abbiamo fatto il primo boss di gioco. Non troppo difficile, non troppo facile. Però l'abbiamo fatto. E poi sono andato a riposare qui a quanto pare. Che era l'ultimo palo che abbiamo fatto. Sì. E si andava avanti di qua. Proseguiamo. Eccoci. Chiamerò falò. Però non Dov'è il sono falò. dispositivo di trasporto? Prova ad attivare il pannello. Non funziona. Non c'è corrente. Esatto. Va bene, andiamo nella sala di controllo sotto le scale. Riordina il codice per ripristinare la corrente. Ah, in questo senso. Ok. Tipo. No. Pensavo di sì, invece no. No? Wow, carino come enigma. Ottimo. Attiva il pannello della monorotaia. Pannello della monorotaia, sarebbe sempre questo. Tipo un treno all'improvviso. Qualcosa si sta avvicinando. Tranquilla, è la monorotaia. Questo vecchiume è il nostro mezzo di trasporto. Prego. Vabbè, se fosse per la polvere che mi ucciderebbe, non è male. Io sono allergico alla polvere, per questo l'ho detto. Questo è l'inizio dove c'è morta la nostra maestra amica, non lo so quello Sì, che tutto a posto.
Su YouTube trovate tutte le parti di gioco. Ecco, ripensavo a ciò che è successo ieri. La città è così calma e così vuota. Beh, succede quando in una città non c'è più anima. Div, cosa farai dopo che avrai sconfitto il Night of Alpha? Tutti i membri delle unità aeree vivono per uno scopo soltanto. Portare a termine la nostra missione. Intendi l'estinzione di tutti i Night of Alpha, giusto? Credere che lo scopo della tua esistenza sia distruggere un'altra specie è orribile. Già. Eccoci. Vuoi scendere? C'è niente qua sopra. No. Ok. Una squadra delle legioni ha circa 20.000 soldati e tutto l'equipaggiamento necessario per la loro attività. Le legioni 8 e 15 erano stazionate a Aedius 7. Dopo l'estinzione della colonia sono rimaste circa 3.000 truppe. Niente, praticamente, di 20.000 soldati. Chissà quante persone riusciranno a vedere il sole sorgere domani. Mamma mia, distruzione totale proprio. Ma io che potevo scendere da questa cosa? Magari c'è qualcosa. Ah, tipo muore. No, ok. Ma è l'istinto di ricerca, no? Il solito. Questo? Ah! Non avevo dovuto modificare l'aspetto di Eva. Ok. Ma posso metterla già da ora? Oh cazzo. È vero che io mi scordo che c'abbiamo sto cazzo di scanno ogni volta. Devo per forza metterla tipo... Vabbè, andiamo avanti un attimino, aspetta. Sono sicuro che... troveremo un... Questa doveva essere una piazza. Punto di riposo. Proprio così. Solo che ora è sommersa. Perlomeno non dovrai entrare in acqua. La sala archivio è da quella parte. Questo per fare sempre tornare indietro il personaggio, ok, chiaro. Ah, oh, eccolo qua, l'abbiamo chiamato. Beh, normale. Ok. Allora, gli uccidi subiti abbandonati dalla sfera madre, sopravvissuti sapere dovrebbero ricordare questi segmenti per sopravvivere. Vabbè, riduzione danni in più 4 più in 15, ricarica energia beta bonus. Ricarica energia beta bonus. Resospina. Mettiamo questo. Aumenta il 27% la potenza d'attacco degli attacchi combinati dell'U2 superiore. Aumenta il 23% i danni critici. Bene. E l'aspetto. Ok, vabbè. Ok. Ma non è una cosa.
Abbiamo trovato una roba, non lo so. Qua non c'è niente. Scusami. Ok. Non può rimuovere l'equipaggiamento di base, cioè chiaro. Avrei dovuto leggerle queste cose. Taki che ci ha lasciati e poi Adam che ci sta aiutando. Nativa che sono i nostri mob. Mamma mia quanti li abbiamo visti. Un bel po'. Nativa Elite, ne abbiamo visti due. Ok. Vabbè, il manuale degli attacchi, eccetera, eccetera. Ok. Esplorazione, attacco, distruzione. Forse è meglio stare lontani dall'acqua. Sembra che ci passi l'elettricità. Che i tuoi ricordi vivano in eterno. Ok, ok. Un attimino, guardo una cosa, perfetto. Oggetti, cioè c'è un sacco di roba in... ecco qua. Oddio, da solo, mamma mia, penso di che. Uè, Mr. Dex, eccolo lui, l'eroe di mille legioni. Bello. Ah, questo ha fatto male. Che miseria. Queste statue del cazzo che si rianimano, maledette. Ok.
qualcos'altro, sì. Io sono andato da questa parte, ma lui mi aveva chiesto da un'altra parte, immagino. Aio. Ma io per me. Posso toccare un altro colpo, suppongo? Andiamo un po'. Il sospiro di tipo... granito, c'è scritto. Ok. Deve essere il sistema di controllo della laboratorio. Puoi attivarlo solo con le giuste credenziali. Torniamo più tardi. Abbiamo altro da fare. Già. Questa è una zona che devo fare dopo, quindi. Una zona per dopo, ok. E come torno dopo? Da indietro? Come sono venuto? Immagino, no? Porca! Non me l'aspettavo, ti giuro che pensavo che cadeva. Bellino il suono della pietra. Ispezioniamo sto cadavere. C'è un appunto nascosto qui. Porca puttana, era come. Allora. Fatto. Dovrei guardare poi sempre nel menu, cercare la password e riscriverla, mi sa, ecco, quindi faccio dietro tutto lo screenshot e mi levo il pensiero. Qua? E qua sopra? Posso andare qua sopra? No? Ok. Chissà quanta roba mi sono perso, ma va bene così. Pezzettino. Parata, colpetto, benissimo. C'è un oggetto lì e poi c'è una roba lì che non ho preso. Quanto è comodo sto scan. Ah, ma l'oggetto è... oh, giustamente, chiaro. Ma so... cosa? What? Aspetta, aspetta. Ma io posso buttarmi in acqua. Vedi che c'è qualcosa là sotto. Mi fa male! No, no, no. Ma l'acqua fa male, la prima non mi... non lo sapevo, sta cosa. No! Non lo sapevo. Non avevo completamente idea. Perché già ci ha fatto tuffare la protagonista in acqua, quindi non era successo niente. Vabbè. Ci siamo visti in un'altra scena di combattimento epica. Finita male per loro, però. Come dire, mi chiederanno la password? Mi chiedere la password. Ottimo. Sì, è molto bellino, Marco, questo gioco. Password, password, password. L'avevo fatto uno screenshot perché mi sa che ho guardato nel menu. È doppia A. Una U. 0B. 0B, 0. Fatto. È molto bellino Stellar Blade, è un bel action con elementi Souls-like, che molti dicono ah, perché dobbiamo forse dire che è un Souls, c'ha il Falò, c'ha l'Esus, c'ha meccaniche di Sekiro, dico parata, parata, la... come si dice, non mi viene in questo momento, una roba che è proprio a Sekiro,
Ok, mettiamo un attimo qui. La stabilità mi pare che sì, che era. Non era proprio la stabilità. Però ok. Allora. Vabbè, di là. È bello graficamente, è bello da protagonista ed è bello anche giocarlo. Mori. Oddio. Sai che consumabile da combattimento in questo momento ottieni un nodo per l'essenza. Vabbè, il consumabile da combattimento. I consumabili da combattimento possono essere acquistati nei negozi. Vabbè, mi potenziano, insomma, lo so. Andiamo. Abbiamo delle granate. Potenziano, sono degli aiutini, ok. Chiaro. Ah, ci stavamo perdendo. Una nuova unità è stata inviata nella colonia. È passato molto tempo dalla guerra finale. La sfera madre ha finalmente risposto alle nostre preghiere. La morte calerà su quelle immonde creature. Che i nostri ricordi vivono in eterno. Che possono trovare la salvezza. E là? Vabbè, se passo da qui ci arrivo. Ok. Avrei potuto premere giustamente triangolo, ma non l'ho fatto. Stronzo io. Mi piace ucciderli così, a quanto pare. Allora. Piano, 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 Ib. Ok. No! Siamo un po' troppo lontani. Perché non provi a saltare e scattare? Me lo potevi dire prima. Ho perso tipo metà vita così. Saltare e scattare. Proprio così. Speriamo di non morirci. Quasi quasi mi curo. Che cacchio vuol dire? Vabbè. Al massimo oscillo più forte. No, non devi girare. Come si gira? Muoviti dalla barra. Ruota. Ruotati. Girati, come si chiama qualcuno. Porca. Aspetta. Ah, ok. Ma perché? Forse la protagonista mi sta dicendo non farlo, mi faccio del male. Ma di che si gira da sola? Andiamo? No, non c'entra niente. A parte che non ci arriverebbe mai così. Io sto cercando di farla girare. Per oscillare è facile così, no? Per ruotarla. Ok, devo solo premere. Ok. Perfetto. Mentre sei in aria, premi cerchio per seguire uno scatto aereo. Ah! Buah! Miseria.
E ora? Di qua. Ci abbiamo pure lo scattaereo in aria. Voglio vedere una cosa. Sembra di vivere l'apocalisse. Cosa? Niente, parlavo tra me. L'apocalisse. Allora, qui c'era qualcosa? Sì. Quello? Niente. Ah, la posso fare pure così? No, 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 no. Ok. Tipo... così annullo il danno della caduta. Bestiale. Nemici? Non è un nemico, ok. Ma loro sì. Sono pure attivi. Perdona, la schivata è stata proprio a culo. Quello è un nemico. Ma se io tipo salissi... Esatto, potrei fare una roba tipo... A livelli di sopra, non lo so. No? Aspetta un attimo. Non so, la mia curiosità di provare le cose. Ok. No, solamente se sono ignari della mia esistenza, credo. No, no, invece si può fare. Cazzo. La mia curiosità è forse mi ha ripagato. Vediamo un po'. Bello. Dici, perché non continui lì? Perché potrebbe esserci cose qua. Ah, serve un codice? Cazzo. Lì forse c'è un cadavere, vediamo un po'. È bella la fluidità dei suoi movimenti. Porca miseria. Stai bene? Non è niente. Disse lei con 20 costole fratturate, le gambe andate, il braccio destro completamente disintegrato. Serve il codice. Dove lo prendo il codice? Poi lo stesso. Appunto. Ah, un'altra emigrata. Ok, questa scritta significa tempo. Forse è collegato alla torre dell'orologio. Come ci arrivo? Cioè, di qui non posso più passare, non c'è altro modo? Sicuramente sì, c'era un modo. Eccola. No, pensavo di sì. Niente, ok. Torre dell'orologio. Vabbè. Allora. Cioè, è una cazzata, però la vorrei provare comunque. Che lei deve arrivare là sotto. Ma non possiamo arrivare là sotto, giusto? Non possiamo. Con un salto culo non ce la possiamo fare. Sembrava troppo facile comunque. C'è dell'altro che non ho visto, sicuro.
parte che c'è la minimappa che mi sta aiutando, però credo che mi stia aiutando. Devo per forza salire da sopra per trovare un modo di saltare. Ma tipo qua, saltare il cerchio non ce la fa il personaggio. Mi chiesi. Tipo rompi il gioco, no? No. Mi faccio solo male, va bene. Ma in acqua posso andare qua. Ok. Vedi, qua posso andare in acqua. Controlla l'ora sulla torre dell'orologio basso. Io ho trovato il cadavere però qua. Aprite, vi prego, aprite, accidenti, giusto da dove l'orologio ci indica. Ok. No, è un ricordo soltanto. I polmoni d'acciaio, ricordiamolo, potrebbe stare ore lì. La torre dell'orologio. Vabbè, come diceva lui quindi. Ma dov'è sta torre? Ok, lo sto vedendo. Più o meno, ho offuscato. Porca troia, mi ammazzerò così. Come la mia prima morte su questo gioco, lo sapete come sono morto? Non per i mob. Sono morto grazie alle cadute. È un classico che io muoia sempre per le cadute. Lo sto guardando. Che cazzo dovrebbe aiutarmi? Mi sfuggerà, mi sfugge qualcosa. Che cacchio c'è là sopra? Morta male, ok. Ah, devo controllare loro. E che cosa, come dovrebbe aiutarmi? Cioè, che quello è il codice, posso credere. Ho capito. A quattro cifre. Posso credere. Sono solo numeri, quindi devo mettere l'ora dell'orologio. Ah. Che sarebbero? Le 2, le 3, le 4, le 5. 10:50? Tanto per... No, ovviamente. Vedo bene se qual è la lancetta più grande, quella più piccola, non capisco. Senza c'è niente.
Non capisco se la lancetta dell'orologio io qua mi esploderò. Allora, vediamo un attimino. Sì, scusate, ma guardo su. Non guardo i trucchi, voglio vedere l'orologio, le lancette, voglio dire cosa vogliono dire. Ok. Se quella lì è alta, è la più grande, in teoria. È 12, 501. Forse 0501, ma non so credere. Sono 510 forse, vabbè. No, non ho idea. Allora. Sono le 5 lì. 5. E questo c'era mamma, però è 05 è quanto? 0501? Ma è 05 dovrei scrivere o oh. Oppure dovrei scrivere 17, tipo, che ne so, a 10 per dire, mettiamo caso. No. Il gioco è finito qui, praticamente, non la troverò mai. Supponendo che quella sia la lancetta piccola, e quella è la lancetta grande che punta, praticamente, sulle 12, che proviamo a fare così. No. No. E lo so che l'inizio è quello, ma non capisco. Qua c'è che mi sto rincoglionendo io e c'è qualcosa sull'orologio, posso riguardare l'orologio stesso. No, ma deve essere per forza quello l'orario. Allora, sono le 5, c'è scritto lì, e io devo scrivere 05, e devo scrivere 17, 17. 17 e 12. Perché 17 e 12 no? Ah, bisogno di una mano qua, proprio per forza. È una minchiata sicuro come la morte. Non sto cercando la soluzione, nel senso di cercare proprio la soluzione, però sì. Però, devo capire. Guardando un orologio di quel tipo. Tipo, perché vedi che ci sono anche questi? C'è qualcosa che non torna. Perché ci sono pure questi simboli. A meno che tipo non fosse così. Ops, ho sbagliato.
Non c'entra l'ora dell'orologio, forse, non lo so. No, ovviamente no. Porca troia. Vabbè, la mia intuizione era quella. Però poi c'è qualcosa che non cosa. Non posso salire più di così? No? Non è vero? Adesso lo vediamo meglio. Che vuol dire che posso colpire quella roba là? Quanti nemici ci sono lì? Mi spiace che mi sto facendo perdere un po' di tempo, però. Andiamo un attimo di qua, perché noi non abbiamo guardato tutto, tutto. Ah, ma è quella più corta che invece è quella più corta che è il sopra. E il sotto è sul 5. Ok. No! Credo. Quindi dovrebbe essere 12.05. Perché 02? Ho sbagliato. Ovvio che no. Porca puttana, fallo saltare con una granata, sta cazzo di porta di merda. Rompi i mostri, non rompi una cosa di ferro, ma porca troia. Odio gli enigmi, se si è visto, se si può vedere. Anche se a volte mi affascina. Io non vorrei che si potesse distruggere quella roba là. Catto. No, perché non salta lei? Ok. No. Ok. Lo stesso mi faccio male, perfetto. Facciamo una cosa. A me il tramezza idea mi è venuta. Guarda l'orologio. Bene. Vale. Però di qua non posso fare un cacchio. No. Pensavo di sì, invece no. Morirò per le cadute, sì. C'è qualche... Vabbè, io voglio provare una cosa a sto punto. Tanto. No. Ok, però ci abbiamo provato almeno. Tu legato a sto cazzo di orologio, a quell'ora lì che c'è scritta lì. 12.01. No. Sono dei numeri precisi, forse. Non ho idea.
12:17, come è venuto 12:17? 12:05. 12:20. 12:20 o 12:19, tipo no! Ho riprovato di nuovo 12:19 perché non ero convinto. E 25 tipo. Oppure 15. E 15 no, non può essere. No, no, è la più pallida idea. No, un po' qua, cerchiamo un orologio. Il 12 è giusto, il 12 è giusto. Perché deve essere preciso il numero, no? 12. Ho sparato tanti numeri a cazzo. In realtà dovrebbe essere 12:30. Sono ogni 5 minuti. 5, 10, 15, 20, 25 o 30. Allora, può essere. L'unica cosa che mi può venire o è 12:25 oppure tutti a urlare tipo ah è giusto oppure è sbagliato, ma la lancetta grande è quella del 12, quindi siamo sicuri di questo. Io ero convinto che era quella prima, quella sul 5. Vabbè, è un po', ho sbagliato, devo mettere 25 messo 24, ma paffanculo, va, non è davvero. Era più facile di quello che sembravo, ho perso mezzo anno qui tutta la vita. Vabbè, andiamo avanti, va. Ah, vabbè, vabbè. Bravo, riposo, non si sa mai, siamo morti, tipo. Ah. Non ha riposato un cazzo, però va bene così. Uè, Dani! Benvenuto, sto giocando a Stellar Blade. Ora dopo, visto ora che mi ha mandato i messaggi, dopo leggo. Ho perso 2 ore per trovare, per risolvere un enigma. Un enigma del babbo pure, perché bastava vedere l'ora, solo che non si, cioè, non si, allora, da questa posizione non si capiva qual era la lancetta grande, ma io non lo capivo. La lancetta piccola e la lancetta grande, sembra quella piccola e quella grande, invece se io salgo. Una roba assurda proprio. A parte che sto morendo, quindi devo scendere bene questa volta. Se no. Ciao. Cioè, se la vedo da qui, vedo che la lancetta piccola in realtà è quella lì in alto. E quella grande è quella messa sul 5. Ma non è neanche precisamente messa sul 5. Quindi mi sono rincoglionito per un bel po'. Però beh, ho risolto, dopo mille ricerche ho guardato su internet anche questi tipi di orologi, no? Immagini di questi tipi di orologi per capire. E alla fine ci siamo arrivati. Vabbè, l'importante è che ci siamo arrivati, dopo 2 ore. Ma era giusto salire lì così, sì. Facciamo qualcosa? No. Ok. Bellino sto gioco. Maledetti gli enigmi facili. Però a livello di prospettiva mi ha rincoglionito un botto sto cazzo d'orologio. Vabbè. Qui non posso salire. Io non. Riesco a vedere la sala archivio. Non so come curarmi. Ah! Detto fatto! Ora muoio qui, tipo.
Porca puttana, come si scende da qua? Porco. Ok. Namo. Monetina. Ok. Andiamo, andiamo. Siamo carichi, carichissimi. Non mi ha dato una piccola punturina. Cadavere. Quanti ne hanno ammazzati? Minchia, ma da poco comunque. Ogni contatto con le altre città è stato interrotto. Prima o poi quei bastardi si possedono di questo posto. La terra si sta avvicinando alla fine. L'unico modo per sopravvivere è fuggire nella colonia. Se volete restare a combattere, fate pure. Io mi dirigo verso l'ascensore orbitale. Un traditore della patria. Ed è rimasto comunque fottuto. Questo non è un nemico. Ok. Ok. E dove cacchio dovrei... Devo andare là? Come? Ah! Giustamente. Chiaro. Molto chiaro. Ma sopra c'è qualcosa? Ah! Shortcut di Melma. Aperto. Penso per se dovrò fare backtracking, immagino. L'archivio è lì sotto. Ah, porca... Oh, no. Mi hanno dovuto punzecchiare. Anche dopo una bella parata perfetta. Ho risposto un attimo a Dani che era passato. Uè, amico. Bella parata perfetta per la nostra Eve. Ma no, un altro nemico. Nada. Sì, sono riuscito, Dani. Adesso se vedi c'è l'abbonamento, tipo. Tipo ci si possono si può abbonare. Tipo te lo dovrebbe chiedere pure a te, tipo abbonati a Dragor, bla 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 bla. Quindi posso avere l'abbonamento Prime, quello lì che è gratis per tutti. Posso avere l'abbonamento pure chi lo volesse fare, quello che paghi mi pare 4 euro per il livello 1, cose così. Eh sì, adesso ci sono le pubblicità, esatto, che ogni tanto compaiono. È un altro codice da salvare per la nostra gioia, che io mi salvo per... Però ce l'ho nell'inventario, sto codice. Però mi secco io a guardare. Faccio così. Faccio lo screenshot sul cellulare e ciao. Sì, sì, è normale che ci siano le pubblicità. Oh, adesso è il codice della sala di controllo. Ah, sala di controllo di dell'altra parte, là sotto, mi sta dicendo. Io ho diverse cose da fare adesso qui, a questo punto qua. Questa è una cosa buona, perché in teoria con le pubblicità un pochettino dovrei guadagnare. Babbarie, però malagno. Dovrei guadagnarle. Parliamo di centesimi, eh. Ok. Sì, infatti, meglio di niente, dai. Cioè, centesimi perché... Allora, se avessi tipo 8.000 spettatori, per farti un'idea, e tutti vedessero la pubblicità, sarebbe tipo... guadagni giga enormi, forse, una roba del genere. Ma quello ancora... siamo agli inizi degli inizi, proprio... per questa cosa qui. Quindi... allora, o entro qui
O scendo là sotto. O c'è anche quella strada lì. Ma c'è troppa roba da vedere. Ah no, questa cosa non mi piace però. Prima un'occhiata all'obelisco. Ho capito, ma non mi puoi mettere un muro invisibile che è visibile. No, non lo voglio vedere l'obelisco, bastardo. Mamma mia, sei rincoglionito il personaggio. Che c'era qua sotto? Vediamo un po'. Giustamente. Ah, ho bisogno di... Ok. E qua c'è un codice. Il codice sarà il codice di prima? Allora, ma non lo so, ma potrebbe essere. Quindi, per essere più veloce, anche se parlando di velocità con l'enigma di prima è una barzelletta, la luce mi ha abbandonato comunque. Pa, recuperata. Zero. E K. Sì, era questo. Fantastico. Metto di nuovo la stream così posso leggere i commenti. Pa. Era una cella di fusione ed è quella che sta, che va qui, no? Chiarissimo. E ora? Ottimo. Sono andato avanti. Se andiamo a esaminare l'obelisco, mi diceva manca la corrente. Scommessa aperta proprio. Mi avrebbe detto questo. Quindi io sono andato avanti. Per la curiosità mia, no? Di vedere tutte le zone. Vabbè. Comunque. Bene così. Andiamo a vedere sto obelisco. L'obelisco che era? La carta di Yu-Gi-Oh! Obelisco del tiranno era, non mi ricordo. Mi è venuta in mente questa cosa. Adesso scendiamo verso la sala. Ovviamente vi ringrazio comunque a voi che siete passati sempre, no? Perché senza di voi non ce l'avrei fatta a fare l'affiliazione. Posso credere che siamo nella sala archivio, sembra un sogno. Ora non ci resta che trovare l'hyperdrive. All'inizio del XXII secolo, il diritto alla vita dell'umanità fu minacciato dal riscaldamento globale. La sfera madre, avendolo previsto, rese l'umanità in grado di affrontare la sfida. Il processo naturale di adattamento, lungo eoni, si compì all'istante. La cella corporea sostituì il cuore e permise la sopravvivenza in ambienti senza ossigeno o acqua. Grazie ai progressi di biotecnologia e nanotecnologia, l'invecchiamento e le malattie divennero ricordi del passato. Ciò permise grandi passi avanti nello sviluppo delle aree industriali nocive e dello spazio stesso. Il sogno, praticamente. La pressione schiacciante degli oceani più profondi e usciamo da una stazione spaziale senza bisogno di una tuta. Com'è possibile una cosa del genere? Quanto, questa non è tecnologia che manco tra mille anni. No, non è vero. Però porca troia. Non si invecchia. Niente malattie. Puoi andare nello spazio senza tuta. Nell'oceano più profondo senza niente. Subito, c'è il mondo perfetto. Tutti mostruosi. Tutti mostruosamente forti. La grande e unica speranza di sopravvivenza dell'umanità è la sfera madre. Godetevi l'armonia e la prosperità di Eidos 7, la prima città mai costruita dalla sfera madre. Madre, non ho idea di che cosa stia parlando. Adam, per te aveva senso. La storia dell'umanità finì con la guerra finale. Deve essere un video precedente a quel periodo. Un'ipercella. È questa che stavi cercando?
Sì, puoi estrarla dall'hyperdrive. Bene, primo obiettivo raggiunto. Forza, prima che la corrente finisca. Dove se l'è messa? Che cosa enorme era. Dov'è? L'ipercella è nostra. Ma dove l'ha messa? Potremmo farci tantissime cose. E grazie. Di niente. Allora, puoi dirmi dove si trova il Nightiva Alpha? Ma certo, non è lontano. Dov'è? Dov'è la cella? Dove l'hai messa? Non era un coso gigante? Eccola, non è una roba gigante. Dove l'ha messa? Va bene così. Boss o nemico? Nemico, normale, no? Ok. No, boss, cazzo, così. Corruttore, vai. Un bestiale. Tutto la prima, non ci posso credere. Conduttore. Sì, proprio il boss. Ancora prima di arrivare all'alba. Minchia. Non me l'aspettavo di finirlo subito, però è stato molto facile, ecco. Diciamo la verità. Anche perché ha delle armi bestiali, cioè contrattacchi, cose che ha, sono molto fighe. E un po' dopo che impari le meccaniche non è così complesso, ecco. Era bello, bello, una bella boss fight ci stava. Dove si va ora? Ok. Eccone un altro. Olè, finalmente vediamo se aumenta la vita. Incremento energia beta massimo. Ah, l'energia beta. No, anche la vita. Tutto, vabbè, andiamo. Un pezzo di merda. Bastardo stronzo che ti nascondi nell'oblio. Porca. Più forte del boss questo a momenti. Solo per l'effetto sorpresa. Ok. Oh. Ok. Un altro negozio. Quanti soldini abbiamo, eh? Non ho comprato nulla, non ho, finora non ho comprato niente. La difficoltà, magari io non ne imposterò nessuna. Cioè, non è così complicato, difficile questo gioco, è aperto a tutti, penso. Però non so se c'è una difficoltà, non credo che c'è una difficoltà.
Un amico cavallino. No, non farla. L'ha fatta. Vabbè. Allora, io vorrei guardarmi meglio. Eccolo là. C'è qualcosina qua. Tipo un letto, è comodissimo. Niente. Oh, porca puttana. Quello? Amico o nemico? Amico o nemico? Amico o nemico? Ma non voglio colpirlo però. Non posso interagire, ci devo colpirlo. No, non voglio ucciderlo, non voglio ucciderlo, no. Che tristezza. Life lift point. Ma non voglio ucciderlo, non fa niente. Aspetta, saliamo un attimo su, poi scendo e vediamo se lo devo uccidere. Indifeso, dà un fastidio proprio enorme ammazzarlo. Che sarà una rottura di palle, magari sì, l'avrei ucciso, ma cazzo, indifesissimo. Tremava pure, poverazzo. Però mi sa che lo devo uccidere per forza, perché... boh. Ok. Allora... scendiamo di nuovo? Sì, scendiamo... ah! No, continua lungo il percorso. Mamma mia, stavo cadendo malissimo. Oh, un amico cane in bambino. Voleva il cane quadrupede. Niente, non ce l'ho fatto. Mica mi poteva buttare sotto, io l'ho ammazzato. Mannata, ammazzo comunque. Mori. Non c'è modo di risparmiarlo, quindi deve morire per forza sto amico Frizzi. Sì, a quanto pare sì. Forse lo devo portare da qualche parte. Se ne va di qua. Come puoi uccidere una cosa del genere? Guarda come trema. Porca puttana. Vabbè dai, mi spiace. E quello cos'è? Serve a raccogliere cibo. È raro. Tienitelo stretto se ne trovi. Capito? Ma me lo fare così, povero disgraziato, però. Che trema, che tristezza. Oggi l'abbiamo fatta più lunga, comunque. Avevo detto che si durava un po' di più. Mamma mia, quell'orologio maledetto. Darmi un fucile di precisione. Gli sparo 20 volte. Non saprebbe niente, però. Ah, vedi, c'è sempre qualcosa da cercare. Nemici in vista. Quegli insetti bastardi stanno venendo verso noi. Non riesco nemmeno a contarli tutti. Stanno sfondando la linea di difesa. Fai in fretta e devo i cittadini. Evacua i cittadini. È sopravvissuto, visto? E qua? Non si può andare, giustamente, chiarissimo. Ambientazione e spettacolo, comunque. Allora. Però. Noi ci fermiamo qui. Siamo alla bellezza di... abbiamo superato l'ora. Un'ora e un quarto, quasi. Prima di chiudere, vediamo un pochettino le abilità. Cosa possiamo potenziare. Per andare un pochettino avanti. In aria, va bene. Questa mi piace. Poi. Bella, mi piace. Due, ma questo qua, questi qui li usiamo da questa parte. Incremento danni agli scudi. Secondo me tornerà utile prima o poi sta roba, ma non lo voglio fare ora.
E uno quadrato? E uno quadrato? Cos'è? Vabbè. In realtà no, io andrei per questo. Questo potrebbe essere utile. Ok, ne posso prendere solo una ora. Ah, per provarla, chiaro. Quando il nemico si illumina di viola, azzarda un attacco mortale da usare spinta per contrastarlo. Se il nemico è dentro l'area d'azione dell'abilità, la spada di Ivy si illuminerà dello stesso colore. Premi. Vabbè, capito. Vediamo un po'. Benissimo. Morto. Cioè, un normalissimo, normalissimo persona qualunque sarebbe morta 30 volte. L'ho premuto io, l'ho premuto. Non me l'ha contato sotto. Non mi ha contato la roba di sotto, ecco perché. Due volte l'ho fatto però. Povero amico mio. Facciamo un'altra volta per favore. All'ultimo secondo quando mi arriva di sopra devo farlo, quindi. Non proprio quando. Ok. Cosa è vero? Esatto, quando si illumina la sua spada, in teoria. Carino. Rifacciamolo. Non l'ho fatto molto giusto. È morta, di nuovo. Mannaia, mannaia. Vai. A posto così. No, è tornato un altro. Più brutto di prima. Ok. Chiaro. Molto bello. Allora abbiamo un altro punto. Che lo metterei qui, appunto. Ok. Dopo una schiena perfetta tieni premuto quadrato. Ah, questo mi piace un botto. Perfetto. Allora. C'è dell'altro? No. Ok. Cioè, in teoria sì. Lo vediamo la prossima volta. Quindi. Lasciamo lei qui a riposare. E anche per oggi la live è finita. Ringrazio tutti quelli che sono passati. Tutti quelli che mi supportano, ovviamente, che mi hanno supportato in questo ultimo periodo. Troverete tutti gli episodi di Stellar Blade sul mio canale YouTube, sempre Dragor Zero, li metto più o meno tutte le parti, tutte le live, non quasi tutte, però di gameplay, diciamo, tipo come questo, come Stellar Blade, lo trovate sicuro. Più qualche video spezzone. Io ho tre canali YouTube, uno dove pubblico i miei disegni e le mie cose, tutti i miei disegni, tutti i lavori che faccio. Tutto in digitale, perché io sono un artista in digitale, lavoro in digitale. E un altro canale dove parlo invece, su notizie di videogiochi, film, tutta la roba di cultura pop. E poi c'è quel canale appunto dove pubblico video di gameplay e le live in generale, e quindi niente. Alla prossima. È bello sto gioco. Continuerò a portare, cioè lo voglio finire proprio. Però dobbiamo rispettare i tempi comunque. Cioè, arriveranno live più lunghe di questa. Questo è poco ma sicuro. Alla prossima.